viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Stiamo viaggiando, amici, bentornati con noi, bentrovati con Gianfranco Galanti, il nostro appuntamento con l'informazione turistica. Torniamo ad esaminare quelli che possono essere alcuni strumenti, alcune possibilità che la rete ci offre. Abbiamo già detto in altre occasioni, forse il primo viaggio nasce proprio da internet, che mette a disposizione degli strumenti utili, interessanti, efficaci, come può essere, lo scopriremo quest'oggi, govolo.it. E noi siamo con Valeria Pace. Ciao Valeria, ben trovata con noi. Ciao Gianfranco, grazie. Allora, senti, cominciamo un po' a parlare di questo che, insomma, è un po' un gigante, no? Diciamo, delle prenotazioni online, uno strumento molto utile, interessante, efficace, almeno nella presentazione, nel senso che aprendo il sito govolo.it si è subito proiettati in quello che è il form di prenotazione, quindi, insomma, identifica molto bene quello che è lo strumento. Vogliamo un po' parlare di Govolo, come nasce, chi è o chi sono, diciamo, no, le menti dietro Govolo? Certamente. Allora, Govolo è un'agenzia di viaggi online, come appunto dicevi tu. Govolo.it è la affiliata italiana di GoVoyage, che è il leader delle agenzie di viaggi online sul mercato francese. GoVoyage in Francia, per inciso, è nota perché propone voli a tariffe competitive e prodotti leisure, diciamo, in tutto l'ambito viaggi, quindi dai pacchetti dinamici, volo più hotel, agli hotel, alle crociere e al noleggio auto. Quindi Govolo, come sua filiale italiana, propone tutti questi prodotti menzionati e permette di offrire delle proposte ai viaggiatori italiani decisamente competitive al miglior prezzo su internet. Questo aspetto è aiutato anche dalla caratteristica tecnologica su cui il sito govolo.it si fonda, ovvero Govolo utilizza un motore di ricerca che in gergo si chiama MultiGDS, che spiegherò in parole povere. Traducilo per noi. Sì, significa che praticamente si attinge le informazioni e confronta vari biglietti aerei, hotel, pacchetti combinati, volo e soggiorno, basandosi su quattro sistemi informatici contemporaneamente che sono in grado di emettere le prenotazioni. Quindi questa è una caratteristica, per dirla ancora in più semplici parole, unica, perché è l'unica agenzia di viaggio online in Italia a utilizzare questo sistema che permette in questo modo di arrivare al miglior prezzo offerto all'utente finale. Perfetto, quindi insomma è un motore di ricerca, quindi insomma degli algoritmi che incrociano una mole probabilmente pazzesca di dati e mettono a disposizione dell'utente l'offerta migliore, ecco. Esatto, okay. Esattamente, quindi diciamo il motto è viaggiare bene spendendo poco, sostanzialmente. Con noi, con certo. Govolo.it si riesce. Senti, è entrato nel mercato italiano o quando Govolo o GoVoyage? Dunque, Govolo sono diversi anni che opera in Italia e dunque sono all'incirca, adesso mi coglio un attimo impreparata sul periodo, però sono GoVoyage come brand in Francia è nato circa addirittura 30 anni fa ed si è evoluto nel tempo e ovviamente si è evoluto a livello web. Beh, 30 anni fa agli albori di internet praticamente. Agli albori di internet, esatto. E ha avuto appunto il suo nuovo sito, diciamo, aggiornato con funzionalità eccetera nel 2010 e ha ridosso tutti gli altri siti affiliati, non solo sul mercato italiano ma anche sugli altri mercati, sono stati aggiornati di conseguenza. Govolo sono, diciamo, più di 10 anni che opera in Italia. Senti,
È un periodo anche un po', diciamo, particolare, soprattutto, no? Sono state alcune situazioni un po' incresciose, diciamo, non riferito all'azienda di cui stiamo parlando, ma in generale per le recensioni online e quant'altro. Avete un po' un feedback voi dagli utenti, a parte chiaramente la consistenza numerica, perché il successo di un'azienda, e soprattutto un'azienda online, viene dato dal numero di utenti che partecipano e che chiaramente usufruiscono del servizio, ma c'è questo tipo di rapporto con l'utente? Dunque, govolo.it è un sito che è molto semplice nell'utilizzo, quindi significa che tutto quello che noi offriamo è decisamente chiaro e facile nelle varie procedure, nei vari step di prenotazione. Allorché succedesse che ci siano problemi di tipo legato alla prenotazione, o perché l'utente stesso può aver sbagliato, oppure possono esserci delle incongruenze, abbiamo attivo 7 giorni su 7 un servizio informazioni contattabile da una sezione interna al nostro sito, per cui si compila un form e c'è uno scambio praticamente in tempo reale tra noi, Govolo e utente, per cui tutte le varie criticità vengono risolte con facilità. Quindi a livello di feedback noi abbiamo dei feedback positivi, tutti, se si va a leggere quello che viene scritto anche online sui vari blog, ci sono dei feedback per lo più positivi, insomma gli utenti che vanno su internet e usano Govolo si trovano bene con noi. Perfetto, perfetto. Certo, questo è anche insomma, un po' importante anche per l'azienda stessa, no? Probabilmente monitorare tutte quelle che sono le opinioni degli utenti. Senti, se volessimo in qualche modo riassumere dunque funzionalità e i plus dell'azienda: facilità di accesso, facilità di prenotazione, chiaramente poi il requisito, no, dell'economicità per quanto riguarda, diciamo prima, facciamo riferimento a questi algoritmi che sono una cosa un po' fantasmagorica ma che in realtà poi concretamente ci aiutano, quindi no, sono un po' questi i punti forti, diciamo, di Govolo. Sì, dunque, come ti dicevo appunto, il nostro sito, se uno va in home page, come penso che tu sia in questo momento, vede che si trova di fronte a un home page che è molto semplice nell'utilizzo. Noi subito abbiamo lì in vista le migliori offerte sui voli, le migliori offerte sui pacchetti e sugli hotel. Questo perché se uno non ha idee in particolare, ma vuole uno spunto basandosi su quella che può essere l'offerta del momento, può a ragionare di conseguenza. Diversamente ci sono i campi da compilare per la ricerca, quindi inserendo la destinazione, inserendo il periodo in cui si vuole viaggiare, quindi per il volo, il pacchetto o soltanto l'hotel, e si fa la ricerca di conseguenza. Quindi Govolo in quel modo procede nella famosa ricerca attraverso la ricerca multi-GDS. Poi, tra le varie funzioni che ci sono sul sito, oltre a quello che si trova direttamente in home page, sono state aperte di recente, proprio quest'anno, due sezioni che sono prenote in anticipo e last minute. Prenote in anticipo, come è semplice intuire, aiuta l'utente che, per dire, con all'incirca un mese di anticipo rispetto alla data di partenza papabile, vuole prendere la sua vacanza. Può farlo attraverso questa sezione, trovando in questo caso diversi highlights di destinazioni che noi promuoviamo in particolare, però tale in anticipo riesce a usufruire di tariffe ancora più competitive, riesce ad avere degli sconti ulteriori su quelli che Govolo riesce a offrire. Voglio ricordare che, per la cronaca, Govolo permette di avere i migliori prezzi soprattutto sui biglietti aerei, perché GoVoyage, la sua azienda madre, Govolo di riflesso, ha degli accordi da diverso tempo con oltre 500 compagnie aeree in tutto il mondo, tali per cui possono usufruire di sconti rispetto al prezzo di listino che magari si può trovare direttamente sul sito della compagnia aerea stessa. Invece, d'altro canto, c'è la sezione last minute per chi ovviamente è il viaggiatore dell'ultimo minuto che decide di farsi una valigia con le sue quattro cose e vuole viaggiare a partire dal giorno successivo, e qui trova tutta una serie di
provider di offerte messe in evidenza, da cui può prendere spunto. Ultimo. Sì. Scusami, non volevo interromperti. No, ero io che ti interrompevo, ma vedevo un Milano-Washington 500 euro che era praticamente un invito a nozze. Bravissimo, infatti avrei voluto proprio parlartene. GoVolum, fra l'altro, in questo periodo sta facendo delle ottime offerte per volare negli Stati Uniti. Tu hai visto Milano-Washington, ma io per esempio ti volevo anche dire di Roma e Venezia, da cui si parte per andare a Miami a partire da 479 euro tasse incluse, New York da 537 euro tutto incluso, insomma, delle vere e proprie buone occasioni per volare per gli States. Per quanto non mi dispiacerebbe nemmeno il Milano Amsterdam 83 euro, insomma, quindi sono delle offerte veramente pazzesche, no? Per certi versi, Valeria. Sì, assolutamente. Guarda, per Amsterdam mi cogli anche lì su un'altra evidenza di cui ti volevo parlare. I pacchetti sono assolutamente convenienti, i voli sono appunto da 83 euro come dicevi tu. Se per esempio si vuol fare un long weekend, già pensando all'autunno, visto che l'estate sta finendo, partiamo da volo più hotel 4 stelle da 221 euro, quindi siamo decisamente competitivi come prezzi. Oppure se pensiamo di fare un weekend lungo, per dire in una capitale come Mosca, abbiamo pacchetti, volo più hotel da Milano con hotel 3 stelle da 260 euro, oppure voli da Roma per Parigi a 119 euro, quindi decisamente competitivi. Va bene, quindi insomma grande chiarezza, ovviamente il requisito, questo l'abbiamo detto, di soprattutto visti i tempi non proprio facilissimi, di una grande competitività sui prezzi, quindi insomma ecco, rimane solamente di andare su govolo.it, cercare la propria destinazione e poi cercare insomma la disponibilità. Va bene, io ringrazio Valeria Pace per essere stata qui con noi, chissà, magari proprio in autunno potremo tornare a vedere quali possono essere, no, delle idee interessanti per qualche viaggio con govolo.it. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie a te, grazie agli ascoltatori, buona giornata. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.